Voi tutti siete l'espressione più bella di ciò che significa democrazia e partecipazione. Tutti voi, insieme ai 13.000 cittadini che hanno sottoscritto una petizione popolare, avete manifestato all'opinione pubblica della provincia di Trapani che significa partecipazione democratica. E avete dimostrato che la partecipazione democratica si nutre di una cosa fondamentale, che è la conoscenza. La conoscenza non è soltanto l'attitudine di ciascuno di noi a sapere. La conoscenza nei processi collettivi è affidata a chi poi ha il dovere costituzionale di renderla in maniera chiara e trasparente. Ecco, voi vi siete attivati, avete reagito quando avete avuto informazione chiara, trasparente, oggettiva, soprattutto credibile. Quando avete capito questo, avete reagito e avete raccolto 13.000 firme. Io non vi ho salutata ancora, vi voglio salutare con questo sentimento di gratitudine, di apprezzamento e, perché no, di contentezza come cittadino mazzarese. E voglio ringraziare questo comitato che mi ha rivolto un gradito invito, ma devo anche dirvi che ho nutrito perplessità e titubanze ad accettarlo, perché io non sono più l'assessore Russo. Sono tornato al mio mestiere e il mio mestiere, quello di una volta, richiede riserbo, richiede contenimento, però stiamo qui parlando di esercizio di diritti costituzionali. Siccome sono un cittadino mazzarese, anche se non sono più iscritto alle anagrafe come residente a Mazara, ho ritenuto di esserci e di poter dare un contributo di chiarezza ad una storia che ho vissuto e che voglio, come dire, trasferirvi, perché un paese cresce, una collettività cresce se ha memoria di come stanno le cose. Questa reazione popolare che c'è stata oggi, molto bella, che qualcuno sminuisce, e mi stupisce che un politico sminuisca 13.000 firme, è esattamente opposta e contraria a quella che ci fu nel 2011, quando, nonostante una conferenza stampa attraverso la quale volevo parlare alla collettività per dire quello che era successo, ci fu una reazione contraria. Perché? Perché non eravate stati informati correttamente. Perché una vicenda particolare, la chiusura di un ospedale per una collettività, venne strumentalizzata da qualcuno in buona fede, da molti altri in malafede, non per perseguire il bene pubblico e il bene comune, ma per meri, miserabili interessi di parte. Bisognava in quel momento prendere al volo l'occasione ghiotta di uno schiaffo che era stato dato all'assessore Russo Mazzarese attraverso la chiusura dell'ospedale per fare lotta politica. Ecco, quello è l'altro esempio di come non deve essere la politica. Rispetto al bene pubblico di mettere mano tutti insieme a realizzare un'opera pubblica, ci si divise e ognuno faceva il proprio tornaconto. Molti hanno scommesso che fallisse l'operazione di ricostruzione dell'ospedale, loro hanno perduto. L'ho detto e l'ho scritto, qui non devo prendermi meriti, c'è la soddisfazione che un processo iniziato grazie alle sinergie che si sono manifestate via via è approdato al risultato. Altri hanno perduto. Primo momento,
questa reazione popolare, un momento passato negativo quando la gente non capiva quello che stava succedendo e i politici che avevano un dovere di chiarezza hanno fatto di tutto per confondere le idee. Ma c'è un altro terzo momento che stiamo vivendo e non riguarda chi si deve prendere i meriti di chi sono i meriti, riguarda ancora una volta la strumentalizzazione politica di come si è arrivati a quest'opera. Adesso sono altri che tagliano i nastri, ma noi non ci abbassiamo a queste piccinerie. E non è certamente soltanto l'ospedale di Mazara, ma è la Pet Tac di Trapani, è la radioterapia di Siracusa, è l'ospedale di Corleone. Potrei citare tutto, frutto di un lavoro che parte da lontano. Ma non è soltanto la programmazione, caro Vito, è la esecuzione sulla base di quella programmazione. Andiamo al dunque. Io quest'estate, mentre ero a Mazara, non ho sopportato l'idea che a Mazara, dopo quell'impegno faticoso che c'è stato, potesse essere allocata una struttura semplice di radioterapia. Non sopportavo l'idea che ancora una volta i mazzaresi dovessero essere buggerati, preso in giro su questa storia della radioterapia, su cui ci dobbiamo soffermare, perché la dobbiamo leggere mettendo e concatenando gli avvenimenti. Quando io mi insedio all'assessorato Baldo Scaturro, l'ha ricordato, io manco me lo ricordavo più, il 5 giugno del 2008, molti mazzaresi, Francesco Foggia, lo stesso Scaturro e qualche altro, mi vennero a dire: guarda che tu lì hai un dossier sull'ospedale di Mazara, l'ospedale di Mazara deve essere ristrutturato, vedi quello che puoi fare. Io mi misi immediatamente in moto e capii la prima cosa, che c'era stato un finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 20 della legge del 68 e questo finanziamento aveva preso il volo verso la Sicilia orientale. Insomma, l'assessore era stato più bravo di altri, si era portato a casa il malloppo che spettava a Mazaresi per la ristrutturazione dell'ospedale. E come qualcuno ha detto, non mi pare che in quel momento si levarono grida di dolore o ci furono manifestazioni. Vi hanno fregato i soldi e i mazzaresi sono stati zitti. E chi in quel momento aveva la rappresentanza istituzionale della città non mi pare che si sia stracciato le vesti, magari ora interviene per raccontare delle balle colossali su cui c'è soltanto da ridere, ma che qualificano il personaggio. Quindi io prendo in mano questo dossier e comincio a dire: noi dobbiamo riportare a Mazara il finanziamento. A quell'epoca il finanziamento era il portafoglio dell'articolo 20 nazionale. Quando Foggia mi scrive e io gli rispondo, io: guarda, stiamo cercando di fare un accordo, perché vive poi di accordi, come funziona, il governo nazionale stanzia dei fondi per l'edilizia sanitaria, le singole regioni poi si accordano col Ministero dell'Economia e dice: io su questo portafoglio voglio fare quest'opera, quest'opera e quest'opera. Quindi riproponiamo la ristrutturazione di Mazara. Siamo nella fase in cui, caro Vito, ti cito ancora perché tu hai detto la parolina magica, la programmazione. Siamo nella fase in cui stavamo riprogrammando, riorganizzando il sistema regionale. E avevo previsto, ma spiegherò molto bene perché avevamo previsto, la radioterapia a Mazara. Quando questa notizia diventa di dominio pubblico e perché si comincia a prospettare l'articolazione non di Mazara, voi ovviamente guardate Mazara, ma io come assessore regionale posto su uno scranno più elevato, non di potere ma di osservazione dei contorni della Sicilia, del triangolo della Sicilia, dovevo vedere come organizzare il sistema e avevo previsto la radioterapia a Mazara. Apriti cielo. Non sto qui a raccontarvi le pressioni che io ho avuto perché la radioterapia si facesse a Trapani. E io a spiegare, come ha ricordato bene Giorgi, le ragioni non campanilistiche perché andava a Mazara. E ora mi soffermerò su questo. Cosa accade? Accade all'improvviso che un giorno mi chiama De Nicola e mi dice: guarda, sono arrivati i vigili del fuoco,
Cioè, vogliono chiudere l'ospedale di Mazzara. E perché? Ma come? È da 10 anni che deve essere ristrutturato. Ci sono ovviamente problematiche attinenti l'apparato strutturale, che non è dei migliori, però insomma, cioè, deve essere chiuso. Come deve essere chiuso? Deve essere chiuso. Deve essere chiuso. Ed è stato chiuso. Bene, la chiusura dell'ospedale di Mazzara è stata addebitata a Massimo Russo. Vedete l'informazione. Massimo Russo ha chiuso l'ospedale. Come? Io sono stato vittima, destinatario di un messaggio che non qualifico, ma chiarissimo. Tu non vuoi fare la radioterapia? Guarda caso, io non voglio, io sono abituato a ragionare sui fatti, però so anche mettere insieme i fatti e la cronologia dei fatti. E questa storia ve la voglio raccontare così com'è, poi fate voi le valutazioni. Quando viene chiuso l'ospedale di Mazzara, il giorno dopo mi attivo con il mio staff per capire, e adesso che facciamo? Considerando che la procedura dell'articolo 20, quello nazionale, aveva bisogno di tempi. E siamo già nel 2010, non siamo più nel 2008. E nel 2010 o 2010-11 succede il finimondo in Italia. C'è un fabbisogno economico tale, c'è un problema di spread che schizza su, cade un governo, bisogna stringere la cinghia. La prima cosa che si fa è che si congelano i soldi dell'articolo 20. Non era strada che spuntava. Certo, non è venuto il signor Tumbiolo o il direttore generale, il quale ha grandissimi meriti e che però da ultimamente declina molto l'io e molto poco il nove, il noi, e declina molto poco il fatto che era una struttura servente a chi programmava le cose, indicava un percorso e imponeva la realizzazione delle cose, e che dava assistenza politica, supporto politico, copertura politico e, mi permetto di dire, pure giuridico, quando c'era da fare il ricorso al TAR e al CGA. Abilmente, nell'ultima conferenza stampa, è stato spostato un anno avanti, ma io fino all'11 novembre del 2012 ho dato piena assistenza al direttore generale, che doveva seguire un percorso tracciato dal quale non si poteva spostare, e questo deve essere molto chiaro, perché avevamo strutturato una iniziativa tale per cui se si andava oltre si perdevano finanziamenti e c'erano anche delle responsabilità che tutti si devono assumere una volta che fai quel mestiere lì, sei messo lì per questo. E allora io non ricordo minimamente che sia venuto Di Nicola, anche perché, non per presunzione, insomma, avevamo livelli di interlocuzione molto diversi. Mi stranizza molto che un amministratore possa pensare che un quisquede populo arriva e dice e indica: guarda, ci sono i fondi strutturali, Russo, fai questo. Cioè, vuol dire non avere concezione della macchina amministrativa, dei principi, delle responsabilità che uno si assume. Ma lasciamo stare, sono balle, e come tale, balle colossali, che e come tale le liquidiamo. L'unica possibilità che avevamo era il programma operativo PioFES 2007-2013, se non ricordo male, e c'era una voce che noi stavamo utilizzando, ed è bene che lo sappiate, per acquistare le apparecchiature delle alte tecnologie. Noi abbiamo rinnovato tutto il parco delle radiologie di tutta la Sicilia. Certo, adesso i nastri tagliano alto, ma non importa, a cominciare dalla PET-TAC di Trapani. Avevamo quei fondi, li avevamo spesi, e c'era un capitolo che si chiamava salubrità degli ambienti sanitari. Io ho mandato delle persone a Bruxelles a interloquire per vedere se potevamo utilizzare quei fondi per ristrutturare l'ospedale. Se ci hanno detto sì e ci hanno consentito di fare questo, è perché avevamo una certa credibilità e anche una certa forza politica, e abbiamo intrapreso questo percorso.
E nel 2011 io sono venuto a Mazara a spiegargli come stavano le cose. A, che avevano chiuso l'ospedale. B, che avevamo trovato i fondi. C, che con quei fondi potevamo, eravamo pronti a fare la gara d'appalto. D, che bisognava spostare i reparti tra Castelvetrano e Marsala per rendere celere il processo di ristrutturazione dell'ospedale. Apriti cielo, ci sono stati chi in buona fede, non voglio nemmeno ricordare, si è lasciato andare anche a delle valutazioni che non fanno merito anche alla statura delle persone che, che queste espressioni hanno pronunciato. Altri chi, ricordiamo benissimo, altri deputati regionali che si sono contraddistinti per il nulla assoluto, per lo zero assoluto, che hanno utilizzato la vicenda dell'ospedale, cioè di tutti noi, per una questione miserabile di scontro politico. E non è un caso, caro Cocò, che Firrarello firmasse pure una interpellanza, perché volevano attaccare, dice Russo ha fatto una scelta campanilistica, nel momento in cui si sono resi conto, come dire, sto dicendo un'espressione volgare, quindi mi astengo, insomma, che l'abbiamo preso, avevamo chiuso l'ospedale e noi avevamo trovato i fondi con il portafoglio europeo e quindi era tutto pronto per partire. Ed è partita questa iniziativa. Scetticismo, questa è una storia, basta, si è chiuso, l'ospedale è qui, punto. Andiamo avanti. Cosa avevo concepito io? Non Mazara. Caro Vito, e cito ancora te perché mi è piaciuto molto il tuo intervento, io non ho parlato di Mazara, io ho parlato della Sicilia. Io ho analizzato il fabbisogno della Sicilia e ho scoperto che avevamo fughe verso Veneto, Lombardia essenzialmente, Emilia, Toscana. Allora come si frena questo? Cercando di dare fiducia alla gente e rafforzando i presidi che devono frenare la mobilità. Mobilità dalla Sicilia verso l'esterno. In ogni provincia poi c'è una mobilità interprovinciale. Pensate, a Caltanissetta c'erano due ospedali, due, e la gente non andava in quell'ospedale, andava in altri ospedali. C'è una ragione, scarsa professionalità, scarsa accoglienza delle strutture, ci sono delle ragioni. Abbiamo cambiato allora l'idea, su cui, come dire, ci possono essere anche opinioni diverse con l'attuale assessore, con l'altro assessore che c'era prima, ci sono, però avevamo un programma, avevamo costruito il fabbisogno. Di che cosa ha bisogno la Sicilia? Quante sono le fughe? Quante persone si operano? E di che cosa? Quali malattie ci sono? Ci sono tutti dati statistici. Abbiamo fatto un lavoro non politico, Giorgio, scientifico, perché la politica significa capire i problemi e dare le risposte. Il resto è chiacchiera, che non serve a nulla. E questo paese, la Sicilia e l'Italia, sta annegando nelle chiacchiere. Abbiamo costruito questo percorso, abbiamo visto qual era il fabbisogno. A noi interessava avere 6-7 ospedali di altissimo livello che frenassero la mobilità verso l'esterno, verso al di fuori della Sicilia, e poi mettere in ciascuna provincia delle realtà ospedaliere. Non parliamo però per ora di prevenzione, di territorio, che è l'altra faccia della medaglia, però ragioniamo per ora sull'ospedale. Avevamo che ciascuna provincia avesse 1, 2, 3 ospedali capaci di fare un livello medio e quindi di frenare e di impoverire le aziende, perché quando l'azienda, quando uno di noi va a curarsi fuori dalla provincia o addirittura fuori, prende i soldi dall'azienda e li porta in un'altra azienda, ancora peggio se poi i soldi dalla Sicilia li consegniamo ad altre regioni, mantenendo un apparato chioso su questo. Il problema della sanità è un problema complesso, è un problema di poteri forti. Che il meridione sia messo in questa condizione è funzionale ad avere un tesoretto di oltre 4 miliardi e mezzo che consente di mantenere le strutture private della Lombardia e delle altre regioni. Questo deve essere molto chiaro prima di
parlare di mobilità o di persone che si esprimono con detti che non servono a nulla, il migliore ospedale è l'aereo. C'è un interesse economico molto forte, quindi alla conferenza dello Stato-Regione, dove ci sono le regioni del nord e dove io ho battagliato per facendo alleanze con la Campania, lo ricordavo ieri che ho incontrato Stefano Caldore, che è stato il presidente della Campania prima di De Luca, le battaglie che abbiamo fatto per parlare di deprivazione, per parlare di quote capitarie che sono le più basse in Campania e in Sicilia, queste cose le dovete sapere, cioè la divisione per soggetti presenti. Chiusa la parentesi. E che cosa ha fatto? Ho diviso i vari territori per bacini. Cominciamo a entrare in confidenza con questo termine. Trapani, provincia di Trapani. Abbiamo fatto la rete ospedaliera e abbiamo previsto due grandi strutture organizzative, TP1 e TP2, Trapani 1 e Trapani 2. TP1 era il legame, l'articolazione strutturale tra l'ospedale di Trapani e l'ospedale di Alcamo. TP2 era l'articolazione ospedaliera di Marsala, Mazara, Castelvetrano e Salemi. Perché feci questo, facemmo questo? Perché il decreto 70 che vi ho portato, per dare le risposte agli ACON, a tutti gli altri, che significa primo livello, secondo livello, ospedale di base, struttura complessa, una struttura complessa, è stato sostanzialmente redatto dall'Agenas. L'Agenas è l'ente che supporta le regioni e il Ministero della Salute nell'aspetto tecnico. Dovete sapere che l'Agenas me la sono andata a prendere io nel 2008 quando faccio l'assessore. E mi ha supportato. Ora, l'Agenas non è un ente impersonale, ma è fatto di persone. E le persone erano a diretto contatto con me nel processo di cambiamento della realtà sanitaria siciliana. E quello che c'è scritto qui, mi permetto di dire, lo sapevo da tempo, tanto lo sapevo da tempo che mi sono preso le ire dei parlamentari dell'epoca, che me ne hanno detto di tutti i colori, quando riformulai la rete ospedaliera prevedendo proprio di arrivare al 3 per 1000, 3 posti letto per acuti per 1000 abitanti. 3.000 posti letto per milione di abitanti, più lo 0,7 del riabilitazione e lungo degenza. Perché sapevo che saremmo andati a finire lì, infatti la rete ospedaliera era calibrata su questo numero. Poi, siccome il numeretto prima della legge Balduzzi che interviene nel 2012, nell'agosto del 2012, era 3,3 più 0,7, feci in modo che ovviamente ci mantenessimo su quel livello, ma sapendo che prima o poi si sarebbe andato a quello che impone la legge Balduzzi. Ed era tutto pronto. La Borsellino, se voleva, avrebbe dovuto mettere una firma su un progetto che era pronto e avremmo avuto le assunzioni. No, l'avrebbero fatto gli altri. Perché la condizione perché si proceda alle assunzioni, ecco la chiarezza, bisogna avere il coraggio di dirlo. Se non si fa la rete ospedaliera che risponde a quei parametri, le assunzioni in sanità non si faranno mai. E chi le fa viola la legge e si espone a responsabilità penali, erariali ed amministrative. Chiaro il discorso? Lo dice la legge. Se qui qualcuno gioca sulle assunzioni, a oggi la rete ospedaliera non è stata approvata. Torniamo al processo di riorganizzazione. Io ho previsto queste due realtà, calcolando che in provincia di Trapani ci fossero 450.000 abitanti, in realtà ce ne sono 426.000, però si poteva giocare, non sono 26.000 abitanti che fanno la differenza. E sapendo che la logica della sanità a venire sarebbe stata quella dei bacini, che è corretta, perché nessuno può avere l'ospedale sotto casa o a casa sua. Bisogna operare dicendo grandi ospedali, ospedali medi, assistenza territoriale per tutti, ma ospedali seri, forti, che sono forti e sono efficienti se fanno più prestazioni. Ecco il discorso dei piccoli ospedali che devono essere rimodulati.
e costruendo quella fascia da Marsala a Salemi avevo individuato una fascia di oltre 300.000 abitanti, lasciando l'altra fascia di 150.000. Ora fatevi voi i conti, i comuni che partono da Marsala e arrivano a Salemi. E su quella base avevo pensato, che cosa? Di costruire le reti. Adesso qualcuno si riempie la bocca, le reti le abbiamo fatte. C'è la rete dell'infarto, c'è la rete del trauma, la rete dell'ictus, che voi trovate pari pari scritte nel decreto del 2015. Chi è nel mondo della sanità sa che l'assessore Russo aveva già fatto queste cose. E avevo anche previsto la rete oncologica. La rete oncologica che partiva da una prima cosa, e questo deve essere molto chiaro ai cittadini non mazzaresi, siciliani, che la persona che vedete qui è stato quello che ha voluto a tutti i costi le radioterapie pubbliche. Le radioterapie pubbliche, strutture pubbliche. Perché su questo poi vicende personali, familiari, fanno capire che cosa significa per un paziente oncologico spostarsi e farsi 2 ore di strada per un minuto e mezzo di radioterapia, cui consegue uno stress fisico e psicologico notevolissimo, e poi tornarsene a casa. E l'ho detto, bene, costruiamo questo percorso. Se abbiamo diviso idealmente la Sicilia per bacini, cominciamo a parlare di radioterapia. Non parliamo di Mazara, ne mettiamo una a Agrigento, che è completamente, cioè il deserto lì. Ce n'era una a Caltanissetta e la completiamo, ce n'era una a Gela, io lo riconosco, c'era a Caltanissetta ma non era completata, c'era a Gela ma non, cioè, avevamo fatto soltanto la ruspa, i lavori per posizionare tutta la struttura. Diamo i soldi e la completiamo. Mettiamone una a Siracusa, in quell'angolo non c'era niente, mentre c'era molto a Catania. A Messina c'era poco, mettiamone una a Patti, se non ricordo male. Avevamo fatto un circuito di radioterapie. In questo circuito, ovviamente avevo compreso anche la provincia di Trapani, la discussione non era tra Trapani, veniva esclusa naturalmente. Se voi immaginate la Sicilia per cerchi concentrici, c'era delle aree, dei bacini. Avevamo calcolato all'epoca che una radioterapia dovesse servire 450-500.000 abitanti. Allora ho detto, ce la giocavamo con Marsala, chiaro? Non con Trapani, perché Trapani è più vicino a Palermo. Se l'altra radioterapia è Agrigento, l'altra deve essere o a Mazara o a Marsala. Fu scelta campanilistica, certo. C'era mazzarese, però non fu una scelta campanilistica. Ma allora perché non l'hai fatta a Marsala? Ve lo spiego. Perché per farla a Marsala bisognava costruire, smontare, andare a mandare i muratori, le imprese, un ospedale bellissimo, nuovo, mentre stavamo progettando la ristrutturazione dell'ospedale di Mazara. E allora è molto più efficiente e serio dire la radioterapia la mettiamo a Mazara, dove dobbiamo ricostruire tutto, e peraltro risponde a quei requisiti. Nasce la radioterapia a Mazara. Chiaro? Sulla radio, la radioterapia è un momento terapeutico di un processo diagnostico che ha un suo iter. Chi diagnostica la malattia tumorale, chi la cura anche con la radioterapia. Quindi è naturale che intorno alla radioterapia debba sorgere una rete oncologica. E io, quando stavo per andare via, avevo prospettato, progettato l'idea della radioterapia, momento di costruzione della rete oncologica che faceva perno a Mazara. Almeno questa rete. A costo di rinunciare ad altre specialità, per evitare quello che diceva Tancredi, che cos'è l'ospedale generalista? L'ospedale che fanno, l'ospedale di base, che fa Castelvetrano, che fa Marsala, e poi quando hai un minimo di necessità per cui occorre una specializzazione te ne vai a Palermo. Che senso ha? Adesso l'assessore canta ai 420 che la radioterapia di Trapani l'ha voluta lui. No, l'ho fatta io la radioterapia di Trapani. Dice, ma come, dottore Russo? Certo, e lo riconosco, perché ci furono pressioni notevoli
E allora io che feci? La radioterapia di Mazara intanto la realizzo con il Piofesv. La radioterapia di Trapani, insieme ad altre cose, tipo la ricostruzione delle, perché a Trapani, anzi ad Erice, andava costruito una palazzina che ospita il bunker per l'acceleratore lineare. Lo facciamo finanziare dall'articolo 20. Chiaro questo? Quindi non è che voglio prendermi i meriti, questo dicono le carte. Se volete, ecco, io vi do pure, andate a riscontrare cosa vi dico, andate sul sito dell'ASP Trapani, andate sul sito della Regione Siciliana, scrivete decreto, radioterapia, cioè, e vi scaricate, andate sul sito costruiresalute.it e trovate tutte le carte, tutti i decreti. Quindi abbiamo due strutture, la radioterapia di Mazara, la radioterapia di Trapani. La radioterapia di Trapani però ha un processo realizzativo più lungo perché finanziato con l'articolo 20. Questa è in estrema sintesi la storia. Radioterapia semplice, radioterapia complessa. Ora, quando io vedo che riformulano la rete ospedaliera, perché attenzione, quel progetto mio contestabile, legittimamente contestabile da chi ha preso il mio posto, è stato un po' smembrato, perché le due aree TP1 e TP2 sono diventate tre. Non chi l'ha detto non lo so, Trapani-Alcamo, Marsala-Salemi e Mazara-Castelvetrano. Capite bene che riduciamo i bacini, cioè non, lasciamo perdere, è una scelta, non è più quella però, e viene più complicato costruire i numeri, costruire i numeri attraverso la programmazione del fabbisogno. E nel decreto del marzo del 2016 che formula la rete ospedaliera, guardate che c'è la rete ospedaliera, forse non c'è. Ci sono gli atti aziendali approvati. Il problema qual è? E lo dico a beneficio di chi può interloquire anche su un'istanza superiore. Che questa rete fatta, esistente, non è stata approvata dal Ministero. Siccome ancora noi siamo una regione sottoposta a piano di rientro, e mi tolgo il cappello, viva Dio! Quando potevamo uscire dal piano di rientro, io fui uno di quelli che disse no, meglio non uscire dal piano di rientro, perché uscire dal piano di rientro significava riportare la sanità, e voi avete qualche accenno, non a quel sistema della pubblica amministrazione che si prende cura della salute dei cittadini, ma si prende cura dei consensi elettorali. Adesso c'è qualcuno che vigila su questo e deve dire se la rete ospedaliera va bene o non va bene, e allo Stato non va bene. Quel decreto del marzo ha previsto non la struttura semplice dipartimentale come dice qualcuno, ma la struttura semplice, andate a vedere l'atto aziendale pubblicato sul sito dell'ASP, la struttura complessa a Trapani, la struttura semplice a Mazara. E su questo è nata la vostra apprezzabile reazione. Ora, arrivano adesso i soloni che devono giustamente cavalcare la strumentalizzazione della terza fase, quella di cui parlavo all'inizio, e dice: ma che rosso che ci viene a dire? Ma come si permette di ingenerare il dubbio nei cittadini che a loro non interessa se c'è la struttura semplice o la struttura complessa? In realtà un fondamento di verità c'è. Chi di voi ha avuto un problema serio di salute e la prima cosa che fa è che cerca un primario? Che dici, Coco, è vero o non è vero? Quando stavano male le arterie di qualche mazzaresi cercavano il titolare della struttura semplice o cercavano il primario della struttura? Ma questo è un aspetto, come dire, secondario. E allora, giustamente, come è stato detto, se c'è una struttura che si chiama semplice e una che si chiama complessa, insomma, gioco forza o in invenzione, o in una balla come quelle che dice qualche concittadino, oppure è una cosa seria. Anche qui io non voglio dirlo io che cos'è,
andate a leggere l'articolo 33 dell'atto aziendale. Struttura semplice e struttura complessa. Ve lo riassumo, però andatelo a vedere, perché dice magari... Struttura semplice, ha meno personale. Due medici e pochi infermieri. Struttura complessa, ha quattro medici, di cui il primario, più diversi infermieri. Struttura semplice, dipende da qualcuno. E noi siamo agganciati. Ecco l'obbrobrio che mi ha fatto incazzare. Dipende dalla struttura complessa di Trapani, dove non esiste la radioterapia. Allora uno impazzisce, scusa, ma come poi hai potuto concepire che a Mazara ci sia la struttura semplice che dipende da Trapani, dove a Trapani non c'è? Struttura complessa significa che il titolare di struttura complessa patteggia, contratta col capo dipartimento le esigenze, i budget, per dare lustro, per dare visibilità, per seguire un programma che viene svolto, come dire, in autonomia gestionale, non ancillare rispetto ad un'altra struttura. Questo significa, e non è di poco conto, e comunque se è di poco conto, ma perché non se la fanno a Trapani la struttura semplice e qui ci lasciano la struttura complessa? Se è talmente di poco conto, se l'assessore non capisce perché mazzaresi reagiscono. Però io devo essere onesto fino in fondo, l'assessore ha promesso che la gestione della radioterapia di Mazara sarà affidata, come io stessa avrei fatto, ancorché con un soggetto diverso, a mio avviso più titolato, però va benissimo, attenzione, l'ho detto pure io, benissimo, Villa Santa Teresa, verrà affidato con una convenzione ad un soggetto terzo. E io onestamente svanisce la problematica struttura complessa, struttura semplice, dobbiamo riconoscere. Ma allo Stato sono parole e si scrivono in una rete ospedaliera che esiste sulla carta ma non esiste formalmente perché non è stata approvata. E allora io ho sempre detto che bisogna credere nelle istituzioni, quindi io credo nell'istituzione assessore alla salute, all'istituzione ho il dovere di credere. E quindi aspettiamo segni tangibili, concreti, fatti, decreti come quelli che portavo io quando dicevo: avete visto dov'è il finanziamento? Voglio vedere dov'è la convenzione, fatecelo vedere, mostratecela, in che cosa consiste la gestione da parte di Villa Santa Teresa. E però, visto che c'è stata questa mobilitazione popolare, Presidente, sarebbe un vero peccato se si riducesse soltanto alla questione della radioterapia. Qui io ho voluto essere presente, sono intervenuto pubblicamente perché ho la necessità mia personale, come dire, di tracciare, i latini dicevano actio finium regundorum, tracciare i confini, mettiamoci la pietra, in siciliano come c'è la pietra miliare, la pietra d'unne, quando i contadini dicono d'unne la pietra, qui la pietra è qui. Io non sono più assessore, il progetto relativo al contenuto era un altro e mi soffermo ancora su qual era il mio progetto. Io fino a qui c'è la storia di Massimo Russo, la storia di tutti coloro che hanno condiviso questo progetto. Adesso si apre una nuova fase, bisogna riempire questo ospedale. Vogliamo che sia l'ospedale di base? Io ho sentito, l'ospedale di Trapani, che non esiste, sarebbe molto meno che un ospedale di base, perché è l'ospedale di Erice, dove ci sono 10.000 abitanti, non lo so, forse nemmeno. Bacino è un concetto diverso, è una scelta programmatica che nasce sull'analisi del fabbisogno e dice, sapete che c'è? Questo è il mio progetto. A Mazara do una sconnotazione, una specializzazione, costruiamo il polo oncologico, ci mettiamo la radioterapia complessa, ci mettiamo l'oncologia complessa, ci mettiamo una chirurgia oncologica complessa, ci portiamo la rianimazione, ci portiamo, qui i medici ne sanno ovviamente molto più di me, tutte quelle specialità funzionali
a evitare, e sono molte, per esempio, che il tumore alla mammella sia curato altrove. Ci specializziamo su quello o su altro, però quello mi sembrava più abbordabile per complessità, eccetera, eccetera, per minore complessità. E quindi facevamo questo insieme a una medicina generale, a un pronto soccorso, lasciando altro agli altri territori, ma in una logica di integrazione. Allora, questo progetto non so se verrà ripreso, non mi interessa dire era mio, era tuo, basta che si faccia. Ecco, mi permetto di darvi un obiettivo, puntiamo su questo. Ma nel frattempo è entrato in vigore il DM70, ognuno si inventa, Balduzzi. Allora, la legge Balduzzi nell'agosto del 2012, prima ancora che io firmassi le assunzioni, arriva come un colpo di clava potentissimo, perché ferma tutto e dice: altre regioni, non fate più assunzioni, giustamente, perché dovete riportare il numero dei posti letto dalla percentuale di 3,3 per 1000 abitanti, 3300 posti letto per milione di abitanti, a 3000, un milione di abitanti. Se non fate questo, non potete assumere, non potete fare concorsi per primari, non potete assumere nessuno, perché giustamente molte regioni dovevano ridurre, quindi tu non puoi prendere il personale che poi è, parlo al sindacalista, esorbitante rispetto alle esigenze. E c'è un blocco di legge. E se non vi entra nella testa che se non si rimuove con l'approvazione di una rete che sia rispondente al DM70, che è successivo a Balduzzi, non si possono fare assunzioni. Punto, punto. Non c'è chiacchiera politica o istituzionale che sia, non si possono fare. Il DM70 interviene nel 2015 perché la legge dice: affidiamo poi a un regolamento la disciplina dei bacini. Ed è una cosa molto logica, molto pesante, perché scombina, però molto efficiente, perché crea le reti, le mette proprio per iscritto. E comunque dice la norma, questo vale per tutte le regioni. Le regioni a statuto speciale e le regioni autonome di Trento e Bolzano adeguano, nel rispetto della loro autonomia, la loro organizzazione ai principi. Quindi c'è, come dire, una flessibilità, una flessibilità, insomma, elastico per noi, purché ci presentiamo con un progetto. E purché se lo paghino da soli. No, vabbè, questo siamo sempre, viva Dio, finanziati da un unico calderone. Non è questo, non è un problema economico, è un problema di organizzazione, di scelte. E ti introduce questa distinzione. Gli ospedali vanno distinti in, dove è Iacono, se n'è andato? No. Ospedale di base, primo livello, secondo livello. Ora non lo devo dire io, leggiamoli così ci rendiamo conto di alcune cose. Sono alcuni aspetti di chiarimento importanti. I presidi ospedalieri di base, con bacino, non con popolazione residente, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, salvo quanto previsto, insomma non è una cosa che ci interessa, sono strutture dotate di sede di pronto soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale, medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia e servizi di supporto. Ospedale di primo livello, e mi fermo qui perché il secondo livello non ci interessa. Primo livello, i presidi ospedalieri di primo livello con bacino di utenza, quindi 80.150, qui cambia. Con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, sono strutture, sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione DEA, dotate delle seguenti specialità: medicina interna, chirurgia generale, ginecologia, a secondo dei parti annuo, pediatria, cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica, LUTIC, neurologia, psichiatria, oncologia, oculistica, otorino, laringolatria, urologia. Allora, è molto facile fare il conto. Se siamo 450.000 abitanti in provincia di Trapani, 426.000, ma siamo la regione autonoma che può, come dire, riorganizzarsi, possiamo immaginare di fare tre ospedali che sono, allora due, l'ospedale di Trapani
andrà rifatto, non so se manco sei accreditato, non voglio dire una cosa su cui non sono sicuro, perché ha dei deficit strutturali molto grandi, come Castelvetrano che va riattato, va ripreso. Abbiamo, ecco perché ho puntato sui due ospedali Mazara e Marsala, abbiamo due ospedali nuovi, potremmo fare Mazara, Marsala, Trapani, ospedali di primo livello, con un bacino di utenza, e lì c'è quella modulazione che consente alle regioni autonome di darsi, Marsala si specializza su una cosa, Mazara su un'altra, Trapani ancora su un'altra, e così freniamo la mobilità, almeno quella provinciale. Questa è la mia idea, questo è quello che vi consegno perché ne possiate fare tesoro. Non ha più senso di parlare, ma anche perché la provincia non esiste più, perché all'epoca io stesso avevo previsto che Trapani si raccordasse con Partinico, facesse Trapani, Alcamo, Partinico. Vabbè, questo io sto cercando di darvi delle informazioni sulla base della mia esperienza e dicendovi sempre dove andate a riscontrare. Io non devo, ecco, voglio rasserenare gli animi di qualcuno, io non ho ambizione, c'è la soddisfazione di aver fatto un'opera, e non soltanto a Mazara, di aver dimostrato ai siciliani che cambiare si può e che basta volerlo, anche in solitudine, anche quando questo costa un prezzo personale e non soltanto personale. E io comunque un mestiere ce l'ho. Radioterapia di Trapani, io l'ho scritto. Non c'è un problema economico. Nella difficoltà di realizzazione della radioterapia di Trapani, ce n'è uno molto più grande, che probabilmente è insormontabile, e che il decreto, il DM70, che molti così citano senza conoscerlo, ha ridisciplinato l'organizzazione per bacini e per specialità. Ecco, partiamo per darvi un'idea. La oncoematologia pediatrica deve avere un bacino di 2 milioni/4 milioni di abitanti. La terapia del dolore 2,5 milioni/4 milioni di abitanti. Sono le cardiochirurgie 600.000/1,2 milioni. Perché sono delle specialità che costano e allora tu crei poi le strutture, le reti tempo dipendenti. Io, come avevamo fatto, ristrutturo il 118, ne sa qualcuno che lavora al 118, per portare il malato grave nel punto dove può essere curato meglio e può essere salvato. Radioterapia, la volevamo leggere questa norma? Radioterapia oncologica, bacino di utenza 0,6 milioni, cioè 600.000 abitanti, 1,2 milioni. Punto. Chi vuole capire, capisca. Chi viola questa norma si assume una responsabilità, dal momento che quando io la previdi non c'era, non era previsto. Adesso è previsto. E adesso, fino adesso, non è stata realizzata. È stato fatto un bando successivo a questo DM. Io lo consegno a voi perché sappiate farne tesoro e perché facciate una battaglia sulla salute, non dei mazzaresi, ma sulla salute dei cittadini che non appartengono soltanto alla comunità. La salute è un bene prezioso che non deve essere strumentalizzato da nessuno. E la politica sarà tanto più apprezzata e apprezzabile quanto più si allontanerà dalla tentazione forte di utilizzare il bisogno, le preoccupazioni per costruire carriere politiche. Questo è quello che sento di dirvi, e io con questa mia uscita chiudo qui, come dire, la mia esposizione pubblica. Avevo l'esigenza di raccontarvi queste cose, avevo l'esigenza di mettervi in guardia da certe cose, avevo l'esigenza di dirvi andate avanti.